che io e il dottore Filomeno Caruso siamo uniti da una stima e amicizia da diversi anni. Noi cerchiamo sempre di mettere a disposizione del prossimo, per aiutare gli altri, del bene comune il nostro tempo libero, e spesso lo togliamo alle nostre famiglie, ai nostri figli. E paradossalmente però noi facciamo queste cose proprio per i giovani. Al mio fianco c'è il dottore Antonio Marfella. Antonio Marfella che da anni che collabora con Lotta per la Vita, con il dottore Filomeno Caruso, Ultimi per la Legalità, e insieme abbiamo fatto un sacco di iniziative. Tra le tante cose abbiamo parlato dell'acqua. Dell'acqua come bene prezioso e utile, perché noi senza acqua non possiamo vivere, noi gli animali, le piante, non si può vivere senza acqua. Lui ha parlato dell'importanza della tematica dell'inquinamento della plastica e quindi credo che ne parlerà per adesso. Allora in questa occasione io vorrei dire due parole chiave. La prima parola chiave è sostenibilità, la seconda parola chiave è resilienza. Invece adesso no, da anni siamo abituati che dobbiamo differenziare e mi chiedo, noi sappiamo differenziare, poi abbiamo ancora quelle conoscenze adatte per differenziare, ad esempio una penna, dove la mettiamo? Sì. Antonio Marfella, secondo me in assoluto, e non dico una fesseria, è uno dei massimi referenti internazionale e internazionale per quanto riguarda la tossicologia, per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, per quanto riguarda la medicina, perché lo dico ai giovani che mi stanno ascoltando, ascoltare lui è l'enciclopedia vivente. Ecco il motivo perché mi ha spinto, ho detto, io con gli amici cari di Avellino mi confronto con quelli del Disenergy e mi scontro pure, dato ne posso solo apprendere. E allora io, siccome nella mia vita ho cercato sempre di apprendere, di comprendere e di capire quello che io non riuscivo a capire, perché quello è lo spirito migliore che deve animare uno che fa la medicina della persona. E allora ecco il motivo perché oggi Antonio Marfella è qui, sta sempre in mezzo a noi. Pensate, lui è il maggiore referente di Terra dei Fuochi, insieme a padre Maurizio, ad altri colleghi, ma lui è il nostro esempio. Ma chissà perché i dati della Campania vengono elaborati e trasmessi a tutto il mondo, ma non resi noti ai cittadini campani, da tutti tranne che dai competenti responsabili della Campania. Perché poi stiamo facendo male ai nostri figli e loro non ci seguono, non ci ascoltano e stanno arrabbiatissimi? Allora vi prego, guardiamo la natura. Tutti gli animali imparano per imitazione, loro non hanno la parola, non hanno la pubblicità, non devono la televisione. Un gatto, un leone, un leopardo impara a cacciare giocando da piccolo seguendo l'imitazione degli adulti. Concetto, se un adulto ti dice, o ti fa, dice tu caccia in questo modo e poi caccia in altra maniera, l'animale che cresce va in confusione, non sarà in grado di capire qual è la verità. Cioè nessun animale caccia in un modo e dice al figlio di cacciare in un altro modo, sarebbe assurdo. Per cui i cuccioli seguono, stimano e si fidano dei genitori perché gli insegnano a sopravvivere. Adesso torniamo a noi. Abbiamo fatto un modello, no? Abbiamo parlato prima del vino. Ovin. Allora, il vino, ripeto, in termini tecnici, farmacologici, si definisce come farmaco, medicamento, alimento e tossico. E tutte e quattro le cose. Allora, farmaco è qualunque sostanza che modifica un'azione nell'organismo. Se la modifica in senso favorevole alla cura di una malattia, da farmaco diventa medicamento. Se questa modifica è sfavorevole,
alla malattia o a stare bene, si diventa tossico. Se qualunque sostanza che noi ingeriamo ci dà calorie, diventa alimento. Amici di BNews, ci troviamo a Mugnano nel Cardinale, nella sede della Proloco. Con noi il dottor Antonio Marfella, noto oncologo che non ha bisogno di presentazione, questa sera è qui nella sede della Proloco per presentare il suo libro I miei 100 passi nella terra dei fuochi. Il dottor Marfella ha parlato a 360 gradi per quanto riguarda l'inquinamento, l'ambiente e la mala sanità. Dottor Marfella, quanto incide l'inquinamento dei tumori nell'ambiente? Allora, purtroppo in maniera percentuale sempre maggiore negli ultimi decenni. Negli ultimi decenni è aumentato molto. La provvidenza ha voluto che proprio oggi, dalla UE e ancora una volta non dalla Regione Campania, avessimo dei dati ufficiali, per cui oggi possiamo essere proprio precisi, mentre fino adesso discutevamo anche troppo, tra 2, 10, 20%, allora ufficialmente per PM2.5 la ricerca presentata oggi dalla Comunità Europea ci dice che in Campania si muore in eccesso evitabile, ripeto, evitabile, per cui se tu curassi l'ambiente molto meglio di una cura eviteresti di morire, 4.236 cittadini campani, di cui 2.800 soltanto napoletani. Significa che per sole polveri sottili PM2.5, che neanche vengono dosate perché normalmente si controlla il PM10, in Campania si stima dalla UE che ogni giorno 11.5 cittadini campani muoiono in maniera evitabile per inquinamento ambientale, e di questi 6.5 sono napoletani e 2.5 sono casertani. Per cui la buona notizia che possiamo dire agli avellinesi è che su 11.5 cittadini campani che muoiono in eccesso ogni giorno, 9 sono di Napoli e Caserta, il resto tra Avellino, Benevento e Salerno. Quindi, diciamo, voi siete al limite di una zona molto inquinata, cioè l'Alta Irpinia è diversa dalla Bassa Irpinia. Voi vi trovate orogeograficamente e in particolare in termini di strade troppo vicina alla zona più ufficialmente inquinata della Campania, che non è, come dicono i dati epidemiologici ormai accertati, quella che ufficialmente e notoriamente identifichiamo come terra dei fuochi, perché la malavita organizzata ha cominciato questo lavoro di smaltimento innanzitutto nel Nolano, poi è venuto il Casertano e infine, diciamo, terra dei fuochi canonica. Cioè i casalesi sono stati gli ultimi, il che significa che nel Nolano abbiamo praticamente il triplo dell'eccesso di mortalità per tutte le cause rispetto a Napoli, rispetto a alcune zone di Napoli, ovviamente non certo Caivano, ma terra dei fuochi il doppio, e poi dopo a scalare tutto il resto. Quindi ormai i dati sono precisi, e purtroppo va anche detto che, e lo dobbiamo dire chiaro, è pia illusione cercare di pensare di far sopravvivere il nostro sistema sanitario nazionale, pubblico, solidale e universale, se non cominciamo dalla evitare che le persone cadano malate. Allora ricordo a tutti l'altro dato ufficiale, che è gravissimo, sintetico ma estremamente grave: fino a qualche decennio fa il fondo del sistema sanitario nazionale prevedeva un 5% obbligatorio da destinare alla prevenzione e ai dipartimenti di prevenzione, che poi non l'hanno mai usato fino a che l'hanno fatto sparire. Oggi il 6% del fondo del sistema sanitario nazionale è destinato solo a pagare i farmaci per le cure oncologiche, per i soli farmaci oncologici. Cioè nel giro di 15 anni noi abbiamo azzerato la prevenzione,
pensato a curare e curiamo anche bene, curiamo anche in eccellenza mondiale, però non pensiamo a ridurre il numero dei casi. Ed è una follia schizofrenica, e su questo combatterò fino alla fine, dire alle persone: non vi preoccupate, pigliate voi tumore che oggi vi curiamo meglio. È un'assoluta follia. Cos'è che non funziona nella sanità campana? Non funziona la sanità mondiale. Allora, la sanità campana non è altro che lo specchio della sanità mondiale potenziato. Allora, nella sanità mondiale non c'è abbastanza attenzione alla prevenzione. Nella regione Campania, zero. Nel mondo, e pensiamo alla sanità degli Stati Uniti, che dedica il 20% del PIL, c'è un problema sulle assicurazioni private e la gente non si cura i tumori perché magari una cura di 80.000 euro preferisce non toglierla ai figli, campare qualche mese in meno e lasciare 80.000 euro ai figli. Adesso noi, faccio un esempio, voi state ad Avellino e vi trovate ancora meglio di noi, anziché pensare a togliere l'amianto dal centro di Avellino, che lo tenete ancora là, disastro isochimica, dove avete ammazzato una valanga di gente che ha decoinventato l'amianto a mani nude. Adesso si sono appena tornati dagli Stati Uniti i colleghi eccezionali ricercatori che dicono: noi con i nuovi farmaci lo facciamo campare qualche mese in più. Abbiamo capito, ringraziamo, abbiamo i migliori medici al mondo per curare i tumori, ad esempio qui ad Avellino, del polmone, ma se costa 80.000 euro noi non lo sappiamo, perché lo Stato italiano li paga, ma di fatto non li stiamo dando per sopravvivere, li stiamo togliendo ai nostri figli, perché il sistema sanitario non regge più. Quindi quello che negli Stati Uniti si fa in maniera palese, in Campania si fa in maniera occulta. Risultato finale: il sistema, con questa sinergia che è una bomba atomica tra assoluta mancanza di prevenzione ed eccellenza sanitaria nelle sole cure ad altissimo costo, abbiamo creato il disastro perfetto. Si parla di legalità, terra dei fuochi, non può mancare il dottor Filomeno Caruso. Allora, Filomeno, la prevenzione sul territorio avellinese. La prevenzione sul territorio avellinese è una bellissima domanda. Penso che si investisca poco, se non pochissimo, in prevenzione primaria. Allora, che significa la prevenzione primaria? Rimuovere le cause prima che danno qualche patologia, perché poi entriamo in un altro tipo di prevenzione, la prevenzione secondaria, e lì abbiamo degli ottimi, degli eccellenti professionisti che ci curano. Però il problema più grande in medicina è la prevenzione primaria. Se non facciamo quella, non investiamo in quella, cioè nel prevenire le malattie. Guarda, io ti faccio un esempio classico. Nell'antica Cina, mi rivolgo ai cinesi, pagavano i medici non per curare la malattia, loro, quelli che curavano la malattia li chiamavano i medici scalzi, ma per prevenirla. E venivano pagati veramente a peso d'oro a quell'epoca. Pensa un po' se ciò succedesse in Italia, che ti pagano per prevenire la malattia, cosa succederebbe? Sarebbe un caos totale e generalizzato tra tanti miei colleghi. E quale può essere la soluzione? La soluzione, allora, se noi facciamo, ti faccio un esempio, se noi diciamo che l'aria deve essere salubre e poi non facciamo nulla per renderla tale, tanto per farti un esempio, Salvatore, controllare la qualità dell'aria è una cosa semplice, con delle centraline, controllare la qualità del suono acustico, e questo significa fare prevenzione sulle otopatie, sulle malattie respiratorie e su tante altre patologie. Controllare la qualità dell'acqua ci dice tanto. Controlla, perché se noi controlliamo la qualità dell'acqua e il cibo, perché poi dalla terra noi ricaviamo il cibo, ma madre terra, e noi facciamo una grande prevenzione. E potremmo debellare tante patologie, prevenirle, altrimenti la partita è persa, l'ha detto pure l'amico mio fraterno Antonio Marfella. Se noi non facciamo questo e investiamo su altri settori, la partita è persa. Il medico ha il compito di prevenire la,
la patologia, non di curarla, la può curare successivamente quando è intervenuto in maniera in ritardo, però la cosa più importante è prevenire, ci sono tante metodiche. Io allora per settembre penso di, perché sono entrato a far parte di un gruppo che si chiama Epigenetic Drive con la Germania, e farò degli screening che vanno a vedere sul DNA del bulbo piedifero per vedere tante, soprattutto i metalli tossici, ma tante altre patologie. E questa sarà una bella cosa. Abbiamo, penso che in tutti il baianese dovremmo mettere le centraline un po' dovunque per vedere la qualità dell'aria, il PM10, il PM2,5. Sono cose semplicissime che non si fanno. Allora quale prevenzione facciamo? Non si fa prevenzione nel baianese e nella stragrande maggioranza degli spini, perché poi ci sono altri luoghi in altri spini dove io quotidianamente sto, dove si fanno tante belle iniziative che noi ignoriamo. Eppure qui noi che vogliamo essere esportare oppure essere da esempio di un sistema, è la medicina deve essere fatta dai medici, non può essere delegata ad altri. Ok, ci troviamo Grazie. Con l'avvocato a Valentina Musto, presidente dell'associazione Ascolto Donna. Lei per anni si è occupata di isochimica. Qual è stato l'aspetto complicato della vicenda? Buonasera. Certo, l'aspetto complicato sicuramente è stata la lotta contro il tempo e il tentativo di far coincidere il diritto con la giustizia, perché quando il diritto e la giustizia non vanno poi sullo stesso binario, e i giudici scelgono il diritto. La sentenza isochimica è stata una sentenza storica, perché ha accertato il nesso di causalità tra l'inalazione dell'amianto che è avvenuto all'interno di quei capannoni e poi le malattie che hanno portato a decessi. Però abbiamo avuto anche la prescrizione dei reati, delle lesioni gravissime. Abbiamo avuto l'assoluzione per il reato di disastro ambientale colposo, e su questo capo noi dell'associazione Lotta per la Vita abbiamo, insieme alla procura, abbiamo tempestivamente impugnato, perché invece riteniamo che c'è stato un vero e proprio disastro colposo ad Avellino. Quindi diciamo che gli aspetti critici ce ne sono stati tanti. Poi ovviamente c'è stato il periodo del Covid, che quella è una criticità, l'è stata per tutti, per fortuna che adesso stiamo superando. Grazie a voi di essere stati qui presenti questa sera. È stata una grande, io l'ho detto, è stata una grande opportunità avere il dottore Marfella con noi, perché come dice lui apre ovviamente la nostra coscienza e conoscenza. Quindi ringrazio a tutti voi per avermi anche ospitato qui a Mugnano. Grazie. Prego.